Giulia Gabrieli. Tra terra e cielo. A cura di Laura Bolognini. Videografica, padre Tiziano Repetto. Con la malattia si fa strada il pensiero della morte che non spaventa Giulia. Sa che la sua storia potrà finire solo in due modi, o la guarigione o l'incontro col Signore in paradiso. So che dopo la morte c'è il Signore, ritorno da Lui. Lui è tanto buono, mi prende tra le sue braccia. C'è la Madonnina, che bello conoscerli. Non vedo l'ora di vederli, di poterli conoscere e dirgli grazie per tutto quello che fanno per me. Giulia pensa intensamente al suo incontro col Signore. Vorrebbe mettere il vestito che ha indossato il giorno della prima comunione di suo fratello Davide e vorrebbe portare una bandana bianca in testa. Poi vorrebbe portare al collo la coroncina di San Giovanni Paolo II, perché in paradiso si prega tutto il giorno, e tenere in mano un bouquet di fiori da sposa, quattro lilium e una rosa rossa. Sogna il paradiso, Giulia, come si sognerebbe la più bella delle fiabe. Un cancello dorato e lei, a piedi nudi, tra le nuvole soffici e rosa. Giulia non smette mai di amare la vita e di sperare nella guarigione. Ha tanti progetti e vorrebbe portarli tutti a compimento, ma quello che per lei conta è fare la volontà di Dio. È certa del suo amore e si abbandona a lui come una bambina. Giulia abbraccia la morte col sorriso, con l'amore di Dio nel cuore e con gratitudine per quanto ha ricevuto. La sua fede e la sua gioia nella sofferenza sono una grande testimonianza per tutti noi.